Bene, per il momento terminiamo questa prima serie di video, poi successivamente farò gli altri argomenti che mi sono stati richiesti, leggendovi l'egregora, che è un altro argomento che io non avevo mai affrontato. Il libro è sempre questo qui. L'egregora è la forza aurica di un gruppo, sia esso una collettività umana o angelica. Il principio che definisce la specificità dell'egregora rispetto al gruppo è che l'associazione dei membri di una collettività è in se stessa produttrice di fenomeni occulti, quali la protezione e le dissuasioni esercitate nei confronti degli esseri del gruppo e di chi ha a che fare con loro, per esempio i loro avversari. Per tale ragione si è potuto accostare l'egregora sia all'inconscio collettivo di Jung sia alla comunione dei santi o alla conoscenza universale e spirituale. I processi generati dalla formazione di un'egregora sono infatti analizzabili tanto dal punto di vista della dinamica di gruppo quanto da quello di una psicoanalisi dei simboli, inoltre sono descrivibili da un punto di vista spirituale. Diversi livelli di studio però non sono in grado di spiegare la totalità della realtà comportamentali, simboliche, psichiche e spirituali, che la vita stessa dell'egregora implica. Dal punto di vista esoterico, l'egregora nasce dall'interferenza di una struttura archetipica e di una comunità di pensiero, di sentimenti e di azioni, di cui effetto è la persistenza di date influenze su diversi piani della coscienza. Così si spiegano tanto i poteri spirituali delle chiese, quanto le infatuazioni e le fascinazioni politiche, le guerre e le rivoluzioni al di là del determinismo dei fattori economici e sociali. I fenomeni collettivi si spiegano in primo luogo sul piano del rapporto tra egregore, che possono essere armonici o disarmonici, come i fenomeni planetari che governano i cicli. Le trasformazioni culturali sollevano principalmente la questione dell'articolazione della mentalità collettiva e delle grandi ere, definite dallo spostamento dal punto vernale dello zodiaco. Si può quindi agire sulla storia a livello della vita psichica e spirituale della società. È così che Peter Deunov e Ivanov si sono proposti l'obiettivo di incarnare l'idea della fraternità bianca universale, in sintonia su questo punto con il simbolismo e gli archetipi della nuova età dell'Acquario. In tale ottica si giustificano l'esistenza e la forza della storia delle chiese e degli ordini delle società tradizionali, delle logge massoniche, oggi come nel XVIII secolo. Il loro compito, al di là della trasmissione degli insegnamenti tradizionali, è di partecipare consciamente o inconsciamente all'opera cosmica. Come ha detto molto profondamente Marques Rivière, gli esoterismi con la potenza della loro azione sui piani ideologici guidano il mondo. Sì, beh, qui non dice molto altro, nel senso che è molto breve come spiegazione. L'egregora in realtà è qualsiasi idea, diciamo, che poi tenda a diventare pervasiva nella realtà. Difatti, secondo alcuni, anche quanto abbiamo vissuto fino a qualche tempo fa, fino a qualche mese fa, in realtà era riferibile a questo discorso di egregora. Cioè, quando tante persone si concentrano su un'unica cosa, buona o malvagia che sia, questa cosa poi acquista una sua consistenza, una sua realtà, ecco, diciamo, un po', anche se ovviamente è realtà figurata, e quindi tende a diventare permanente di tutto, cioè permai il tutto della realtà, e se ne rende conto molto bene chi in realtà è fuori da questo gruppo di persone. Infatti poi non a caso il quanto abbiamo vissuto noi è poi sfociato in forme di fanatismo di violenza. Quindi a chi crede diciamo, ai concetti esoterici, quindi al concetto di egregora, cioè, se andate a vedere, c'è qualche analisi anche su questa cosa di quanto abbiamo vissuto. Va bene, allora concludo qui, spero che siano stati video interessanti e prossimamente vi leggerò gli altri argomenti che mi avete richiesto.